Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Continuiamo la serie Decluttering. Questo è l'ultimo cassettino di questa cassettiera di plastica che uso da quando ho 3 anni probabilmente e ha cambiato vari usi nel tempo. Questo è un cassetto molto casinista, è l'ultimo e ci sono le matite labbra, degli altri lip balm, quelli a sfera che però non stanno nell'altro cassetto e dei campioncini di rossetto e continueremo con degli altri rossetti che sono là. E sono in queste custodie così di plexiglass. Allora, ho i miei temperini che tengo assolutamente perché ho solo questi. Sono schifosamente schifosi da pulire, assolutamente. Mi vergogno un po', scusate. E questo qua lo vedete sporco, ma lo uso per fare quelle code altissime. Ci metto la lacca e dopo stanno tutti i capelli dritti. È un ottimo trucchetto casalingo. Quindi lo tengo. Questo non so per quale motivo sia qua. Non me lo chiedete, vedete perché guardare i miei video decluttering? Perché si trovano cose per il bucato e quindi questo lo darò a mia mamma, ok? Allora, qui ho dei lip plumper, non so se li conoscete, andavano un sacco, li ho comprati, ma praticamente non me ne faccio niente. Li tengo perché ne avevo 5, ne ho tenuti solo 2, non si sa mai. Tengo questi 2, ma. Sì, insomma, vabbè. Un altro temperino, lo teniamo, è quello per i matitoni, scherzavo, è un matitone piccolo. Niente. Un altro matitino, questo è di Kiko, quindi questo è veramente per il make-up. E niente, allora, iniziamo un po' qua. Ho questo qui che è di Flormar, è sporchissimo, che gioia. È un lip balm, tra l'altro l'ho usato anche abbastanza. E questo sa di mandarino, lo amo, mi piace tanto. Non quanto gli EOS, questi sono tutti dei dupe delle EOS Balm. Ora ne ho uno vero nella mia borsa, però questo lo tengo perché comunque è buono. Questo l'ho presi su Wish, mi sembra. Però è buono, sa di limone, è veramente buono. Poi non so cosa ci sia dentro, però lo tengo. Questi sono i miei bimbetti, mi piacciono un sacco. Questo è buonissimo, l'ho strausato, guardate qua. L'ho strausato. Sa di limone, mi piace un casino, ve lo giuro, mi piace un casino. Mi piace un casino anche questo qua all'uva. Sa di uva in una maniera incredibile, veramente. Questo è quello che mi piace di meno, forse. Questo infatti lo vado a regalare perché mi piace di meno e ce l'ho già comunque al mandarino, quindi lo vado a regalare. Questo è buonissimo, sa di sorbetto frappè alla. Infatti guardate quanto l'ho usato. Alla fragola. Buonissimo. E questo sa di mirtillo. Boh, non l'ho mai usato, tra l'altro. Lo tengo, mi piace l'odore. Stavo pensando di regalarlo, ma lo tengo. E qui abbiamo un po' di casino, nel senso che abbiamo dei rossettini. Questi sono di Avon. Questo è un rosso. Però io questi non li uso, quindi li userò come campionario di Avon. Questo è un bel rosso però. Questo è un fucsia, sempre come campionario, lo andrò ad usare. Questo me lo regalarono il Diego della Palma. Questo è bello. Però alla fine io non lo uso perché non vado mai a cercarlo e lo vado a regalare. E qua ci sono tutte le mie matitine. Allora. Sarà un problema. Questa è di Kylie e voglio vedere la colorazione perché vorrei vedere che sia quella vera, perché ne avevo di fake. Questa Posy Kay ed è la fake, la comprai su AliExpress con il kit, la tinta l'ho già sfrombolata via, la matita era carina. Vedete che la matita comunque è molto burrosa e la vado a tenere perché non ho tanti di queste, non ho tante matite labbra, quindi potrebbe servirmi anche se praticamente non le cerco mai. Questa è l'unica invisibile che ho di Kiko, la vado a tenere, non si sa mai. Questa è di Essence ed è un colore bellissimo a mio parere, mi piace veramente tanto, quindi la tengo, la uso proprio come rossetto. Questa è di Kiko ed è scura scura, la vado a tenere. Questa è la vera ed è Candy K, mi sembra, sì. Questa è la vera di Kylie, adesso non ha la punta però è bellissima, la vado a tenere.
Questa è di Kiko ed è l'unico rosso che ho, anche se io le matite labbra tendo a non usarle praticamente mai, però le tengo perché so che servono, lo so che dovrei usarla. Questa è bellissima. Questa è di Deborah ed è bellissima, sono stramorbide. Questa è di Kiko ed è glossata, non so se la tengo sinceramente perché è glossata, tanto non la vado ad utilizzare, quindi la vado a regalare. Questa è di Essence, non so se la tengo perché era molto dura. La tengo perché è molto molto matte, solo per quello. Questa è di Kiko, me l'ha regalata una mia compagna di classe, la vado a tenere. Questa è della Several. Madò, sta morendo. La tengo perché ha un colore molto particolare, solo per quello. Questa è di Wycon, l'adoro, è un colore che uso praticamente sempre, l'ho usato tantissimo, come potete vedere. Questa era di una Trousse che ho ancora e non ha punta, però la vado a tenere. Questa è di Kiko, la numero boh, 711 forse, ed è uguale a quella di Mer. Questa è di Essence e la adoro, adoro, è stupenda, veramente, poi automatica, quindi top. Questa è di Deborah, anche questa è molto molto carina, non ha più la punta da quanto l'ho usata, però è un colore bellissimo. Kiko 712, anche questa è molto bella, strabella. Kiko 700, questa me la ricordo a memoria da quanto l'ho usato, sono bellissime. Quelle di Kiko sono veramente buone. 710 avevo ricomprato questa perché la usavo tantissimo, ma potevo benissimo non comprarla, però la tengo. Quindi andiamo a rimettere dentro tutte le mie matite, tutti i miei lip balm. Mettiamo le due labbra qui in fondo che tanto non uso. E i miei tintinini. Un po' così, quindi abbiamo già messo a posto il cassetto. Continuiamo con questo qua delle labbra. Questo qua è un cassetto in plexiglass e niente, cominciamo. Questo qui di Diego Della Palma, numero 162, è un rossetto che mi hanno regalato. È spappolato perché è veramente molto cremoso e col caldo fa questo effetto, però è bellissimo, non riesco a darlo via. Non l'ho mai usato se non una volta, ma è stupendo. È bellissimo, è strapigmentato, poi di Diego Della Palma, quindi lo tengo. Questo qua era un rossettino di una beauty box e sa di ciliegia, tra l'altro, è un rossetto rosso, quindi lo uso, cioè mi piace il rossetto rosso, ma lo vado a tenere perché non ho tanti rossetti rossi, dopo lo vedrete, lo vado a tenere perché poi è un rossetto aranciato. Questi sono di Romantic Beer e sono quei rossetti che si andavano a togliere poi, non li uso mai, non li userò mai, li vado a regalare assolutamente alla mia amica che sarà felice perché gli piacciono queste cose. E questa è di Avon, comprai la full size perché mi piaceva un sacco il campioncino che mi era arrivato, ma cioè è bello questo colore, lo vado a tenere per quello perché poi ho speso soldi e sarà difficile lasciare per me i rossetti. Questo è un rossetto rosso, è molto molto simile a questo di questa marca qui, quindi mi sa che vado a regalare questa marca qui e tengo questo, lo faccio il contrario, questo è di Dior, solo per quello lo terrei. Tanto trasferiscono entrambi. È una scelta più difficile di tutta la mia vita. Teniamo Dior, dai, regalo l'altro. Questo è sempre di Dior ed è un colore scurissimo, solo che è di Dior, quindi mi viene da tenerlo. È scurissimo, ma è cremosissimo, però lo vado a tenere perché è di Dior, me l'hanno regalato. Questo è boh, di chi è? Si chiama Mulberry, ma non so neanche di che marca sia. È stupendo perché è bellissimo. Terrò anche questo perché mi piacciono troppo. Questo è di Astra, lo adoro. Questo l'ho preso da The Lady, cioè me l'ha consigliato di Lady. È stupendo, è un colore bellissimo. Questo lo adoro. Questo mi piace molto. È un colore molto molto bello di Avon. Cremosino, lustrini, bellissimo.
E questa è di Kiko, è un lip balm praticamente. Un lip balm rosa, quindi mi sa che lo andrò a mettere nei lip balm. Andrò a mettere nei lip balm, non qua. Ok, devo capire un attimo come procedere. Andiamo a spostarli in questo modo, più o meno. Perché non è finita, abbiamo questa sacchetta qua dove ci sono i miei matitoni. E con i miei matitoni intendo pochi matitoni, però sono molto usati, nel senso che questo è un rosso. Non so neanche più dove svolciarveli, però è bellissimo, quindi lo vado a tenere, lo vado a mettere lì, che tanto ci sta. Questo praticamente è usatissimo, è un lip balm di Kiko, profuma ancora, ed è uno di quelli che diventa rosa rispetto alla tua carnagione. Lo amavo veramente, però lo vado a mettere nei lip balm insieme agli altri perché tanto lo uso solamente lì. Questo è un colore di Kiko stupendo, a mio parere stra stra bello, e lo vado a mettere nei lip balm. Questo, anche questo mi piace un sacco perché non so più dove swatcharvi ragazzi. Questo è molto molto carino, è di L'Oreal. Ne profumo ancora, quindi lo vado a tenere, però devo decidere dove metterli. Questo è di Avon ed è molto bello, mi piace molto. Quindi lo tengo. Questo è praticamente un lip gloss sotto forma di brillantini, quindi lo vado a mettere nei lip gloss. E questo l'ho comprato quest'anno al mare, è di Catrice ed è di quelli che si gira e viene fuori il prodotto. Ora ve lo faccio vedere qua su. È stupendo, cioè questo è veramente stupendo, però lo devo andare a mettere nei lip gloss, quindi insieme all'altro. Ah, nel frattempo io mi sono lavata la mano e andiamo a prendere l'altro scompartimento di plexiglass, questo è più pieno, teniamo così, questo è più pieno. Ci sono tante marche, intanto ho messo a posto le cose che avevamo guardato adesso. Allora, questa è di Kiko. È di quelli a scatto, me l'ha regalato una mia compagna di classe, è stracarino, è molto molto carino. Io non vado ad utilizzare quasi più i rossetti, però questo è nuovo praticamente. È un colore che non ho e lo tengo. Questo è sempre di Kiko, è un colore stranissimo, è anche molto vecchio perché avete visto il pack che ha di quelli vecchissimi. È un colore molto 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 strano, però non so cosa fare sinceramente perché so che non vado ad utilizzarlo. Di prodotto ce n'è, è buono però, e forse la mia amica lo andrebbe ad utilizzare di più, quindi adesso lo tengo un attimo in stand-by. Questo è sempre di Kiko, lo odio con tutta me stessa, è un colore che odio, non mi piace. È lucidino 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 veramente tanto, è di quella collezione di Kiko con i pallini quando ancora acquistavo da Kiko, ormai non acquisto più. È ancora buono, è un colore carino, cioè mi piace alla fine il colore, non mi piace l'effetto che dà il rossetto andando avanti con il tempo che ce l'avete addosso, però lo vado a tenere giusto per la collezione. Questa è di NYX, me l'ha regalato anche questa una mia amica. È un bel colore, è un metallico. L'unica cosa è che io i colori così scuri non vado praticamente più ad utilizzarli. L'ho provato quest'estate, l'ho portato dietro con me questo rossetto, ma non l'ho mai utilizzato, quindi lo vado. Cioè, non mi piace come mi sta addosso questo colore lucido e quindi lo vado a regalare. Ho un altro colore di un altro rossettino di Kiko, non è Mini Taglia, era proprio una collezione così piccola e questo colore è molto molto bello, a mio parere, a me piace veramente tanto, allora lo vado a tenere, poi piccolino, prende poco spazio, dai. Questo è un Haim di Pupa, anche questo è un colore, vedete che io adoro i nude, si vede, e questo l'ho amato, l'ho usato tantissimo, non mi piacciono gli Haim, non mi piacciono i rossetti, lo sapete, però lo vado a tenere perché è un colore molto 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 carino. Questo era di Deborah, me l'ha regalato sempre una mia amica perché lei non utilizzava questi colori qua. È un colore molto molto strano, non è un rosso, non è un fucsia, non è un bordeaux. È un colore che ha un po' di tutto dentro. Mi piace un sacco il profumo che fa, quindi lo vado ancora a tenere.
Questa di Kiko lo amo, è stra bello, è veramente bello, è un colore stra disomogeneo diventato. L'ho pagato 1 euro praticamente questo, perché era in sconto, però è stra carino, è stra creamy, veramente, è cremissimo, però lo vado a tenere. Questo lo vado a regalare assolutamente, è verde, ma cambia rispetto al colore della vostra pelle, la pigmentazione. Adesso magari non va neanche più, no, vedete che sta diventando rosino. Lo vado a regalare perché tanto io queste cose qua non le uso più. Questo era una collezione intera inviata da un'azienda. Questo colore tanto non lo vado ad utilizzare ed è un rossetto, quindi lo vado a regalare. Questo era di una Trousse, mi piaceva un sacco questo colore, è stato uno dei miei primi rossetti. Lo terrei per ricordo, ma non utilizzo questo tipo di colore. Questo è molto carino però come colore, sapete, mi sa che lo tengo, lo vado a tenere. Qui ho un rossetto di Avon che ho utilizzato tantissimo, ma ormai questo tipo di colore così non lo vado ad utilizzare, quindi mi sa che lo regalerò a mia mamma perché tanto è Avon e lei lo utilizza. Questo lo adoro, è di Wet n Wild, è il colore Bear It All, è stupendo. È stupendo veramente, peccato per il pack di Wet n Wild, ma è bellissimo, quindi lo tengo. Uno di Essence, stupendo anche questo, vedete su che colori io vado a puntare, stupendo, lo tengo. Se vi interessa è il 15 Osso Matte, caduto una pochettina. Anche questo di Essence, stupendo, un colore stranissimo. E questo se vi interessa è il 03 Come Naturally. Questo è di Astra, è stato regalato, ma è un colore bellissimo ed è anche quasi matte, quindi lo tengo. Questo qua è di NYX, oh mamma che colore strano, è un rossettino strano, non me lo ricordavo neanche, però lo tengo perché non ho rossetti di questo tipo, quindi lo mettiamo qua. Questo è di Yves Saint Laurent, è quasi un gloss, è quasi un gloss. È un gloss questo, quindi lo tengo, ma lo vado a mettere nel gloss. Ok, questo di Kiko ho deciso di darlo via perché tanto non utilizzo colori così scuri, quindi lo regalo. Questa è di Kiko e lo regalo perché non utilizzerò mai più un colore del genere. Lo vado a regalare perché tanto è di Kiko. No, scusate, di Avon. È di Avon. Vado a regalare. Questi sono tutti di NYX trovati nel calendario, quindi li tengo. Sono dei colori molto molto carini. Vedete? E poi questi sono anche matte, quindi è un'opzione in più per andare ad utilizzarli. Sono colori strani, però sono molto belli. E quindi finisce così la nostra storia d'amore con i rossetti. Ci fa, abbiamo finito. Io spero che il video vi sia piaciuto. Salutate la mia mano bella utilizzata. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un pollice in su e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video, ciao!